ritira una busta e va a Milano. Ah. È la... Sì, 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 la dottoressa Bruno. Sì, sì, un attimo solo, un attimo solo. Un attimo solo. Un attimino, è veloce. Un attimo, no. 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 Cosa? Niente, vado. Senti, Silvia, anche io sono gelosissima. Anche io ho fatto follie per amore. Ti giuro, non serve a niente. La devi smettere. Così ti fai solo del male. Stai tranquilla. Non è di me che ti devi preoccupare. Vieni, Franco. Copre per tu. L'acqua, Sara. Disturbo. Tu che dici? Ti rubo solo un momento. Fai pure. Io mi volevo scusare con te. Non deve essere stato molto piacevole assistere alla discussione con Franco. Non è piacevole neanche riparlarne. So, Franco ha perso le staffe. Io sinceramente gli volevo solo dire la verità. Lasciamo perdere, non mi interessa di chi ha la colpa. Senti, forse è meglio chiarire, anche se la verità a volte fa un po' male. Lo so quello che Franco prova per Angela, non c'è bisogno che me lo dica tu. Ma è sempre un po' squallido assistere a certe scene. Non sono affari miei, ma secondo me tu stai soffrendo per uno che anche come amico non vale molto, sai. Ciao, Bruno. Io ho imparato a mie spese chi è Franco. È capace di deluderti quando meno te l'aspetti. È solo un consiglio. Apri gli occhi. Non fare lo stesso errore che ho fatto io. Un nuovo giorno è qui. Non mi aspettavo di vederti. Beh, di solito a quest'ora vengono solo anziani e bambini. Lo so. No, io invece ero curioso di vederti col camice. Ma smettila, dai. Ti faccio un caffè, così mi prendo una pausa. La pausa la pretendo perché ci sono io qua. Però il caffè non importa, anche perché ne ho presi già due e non ho chiuso occhio stanotte. Sono rimasto tutta la notte a pensare. Senti. A pensare? Dai, non mi tenere sulle spine. Voglio sapere della mia storia. L'hai letta? I disegni, Dio, sono fantastici, ma tu lo sai che sei veramente un grande disegnatore. Sì, lo so, però è invece della storia, della sceneggiatura? Senti, io mi sento in colpa, è vero, avrei dovuto chiamarti subito, l'avrei fatto in serata. Una spremuta? Te la faccio una spremuta? No, io voglio sapere che cosa pensi del finale. Cioè, dell'eroe che torna dopo 20 anni dal suo unico grande amore. Sì. Non rispondi? Messaggino, Fai aspettare le tue pretendenti? Oddio, messaggio, Rosanna, ecco, mi dice se vogliamo andare a cena insieme. Io prima mi informerei che non sia una cena etnica. Una cena indiana, magari. A proposito, dottoressa, sento io un terribile mal di stomaco. Qualcosa per me, per favore? No, allora lei non mi conosce. Lei dovrebbe sapere che io non do così facilmente medicinali. No, lasciamo perdere le cene allora, specialmente con Rosanna. Ma com'è? Allora lei soffre di inappetenza oppure già qualcun altro all'orizzonte? Ma che dici? Ma perché mi hai preso, scusa? Inappetenza, qualcun altro all'orizzonte? Beh, scusa, Rosanna è... insomma, è una donna raffinata, piena di interessi. Dov'è il problema? Ma non lo so, io... Sì, è vero, Rosanna è una donna raffinata, piena di interessi, però... Non credo sia la donna per me. Perlomeno non credo sia quella che voglio io. Non lo so, ti pare normale? È piombato qui come un pazzo e pretendeva anche spiegazioni.
Vabbè, evidentemente la vostra è stata una storia così importante che lui non riesce a immaginarti con nessun altro. Non ho capito, lui si può immaginare con Joe, ci si può anche fidanzare, io dovrei fare la sua di clausura. No, beh, questo è vero. Però sai, adesso con Joe è finita. Il fatto che qualcun altro mi abbia toccato lo manda in bestia. Pensa che ha ritirato fuori la storia di Riccardo Consalvo. Addirittura? E tu cosa gli hai detto? Grazie. Non lo so, a un certo punto gli ho anche dato uno schiaffo. Uno dovrebbe rinunciare a capirli, gli uomini. Cioè, sono una razza a parte. Ma anche Bruno, ma che bisogno aveva di andarla a spiattellare a Franco? Però scusami, se ci hai fatto l'amore vuol dire che comunque tu a lui ci tieni molto, no? Boh, non lo so. Mi sento come una specie di pedina tra loro due. Non mi aspettavo la reazione di Franco. E sinceramente non mi aspettavo neanche che quel deficiente di Bruno andasse a vantarsi in giro di essere stato a letto con me. Sì, beh, certo. Questo poteva anche evitarselo. Bruno, sono Angela. Credo proprio che io e te dobbiamo parlare. Sì, il prima possibile. Ciao. Daniele! È pronto il testo? Arriva, tra poco stiamo facendo la fotocopia. Lorenzo, mi raccomando, qui ti voglio bello sofferto. Hai perso la donna, stai a pezzi. No, vai tranquillo, già sto facendo comunque. Fai poco lo spiritoso e pensa a ingarrare il playback, eh? Allora queste fotocopie arrivano, le stiamo facendo a mano. Eccolo, pronto e anche rilegato. Oh, ciao. Ciao. Facciamo una prova? Ho fatto un salto, non potevo perdermela. Però se disturbo dimmelo, eh. Ma quale disturbo? Ma hai visto che baraonda? Anzi, perché non resti? Così ci dai una mano, eh? Sì, sì, va bene. Che devo fare? La comparsa. No, dai, ti prego. Beh, lasciala stare, no? Non darle retta, è tutto sotto controllo. No, ma ero passata solo per farvi un saluto. Non vi voglio far perdere tempo. Allora, ciao. Ok, divertitevi e non vi stancate troppo. Ciao. Ciao. Che bisogno c'era di trattenerla? Niente. Silvia, la verità? Speravo che la presenza di Anna servisse a far sbollire un po' il clima. Non ci provare più. Capito? Se sei mia amica, non ci provare più. Ah, la nostra è nel pieno delle sue funzioni, eh? Che, non ti senti bene, no? Perché? Dai, stai qua, visto che ti trovi qui, fatti fare una visita dalla nostra. No, sto benissimo. Allora, ci vediamo la prossima settimana e mi porti l'emocromo, mi raccomando. Certo, dottoressa, la ringrazio. Ah, sei già qui? Sei venuto subito? Dovere, no? Niente, il termosifone non so che cosa abbia, ma è rotto e noi abbiamo già spostato il tavolo. Sì, abbiamo fatto prima. Sì, sì, è rotto. Così è facile dire così. Basta che una cosa non funziona, è rotta. Beh, sì, sì. Ci vuole attenzione con le cose, bisogna saperle far funzionare. E si vede che non tutti sono in grado di farlo, no? Io chiedo, questa Rosanna mi chiede di andare a un concerto dopo la scena. No, questo è il mio ritorno. Ah, oh, speriamo che vada tutto bene. Pronto? Sì. Sto cercando di parlare qui, piano. Sto prendendo i ferri sono di ferro, no? Sennò si chiamavano i plastici. Ecco. Fatti, ecco. C'ha la conduttura idraulica, porca. Non potreste stare zitto, pulisco io, non c'è problema, pulisco io. Sì, ma sì. Non eri tu quello che sapeva far funzionare bene le cose? È passata una fantasia, per contagio. Ah. Non è possibile, scusa. Non è. Dai. Vabbè, allora sarà così. Ah. Ciao. Ehi, che cos'è quello faccio? Il mio editore dice che le tavole gli sono arrivate però con un finale diverso. Boh. Ah, sei stata tu. L'hai cambiato il finale prima di spedirle. Allora, Chiara, Roland, tutto a posto? Sì. Giriamo, Sei pronto? Mi raccomando. No, Ele, tutto a posto, non ti preoccupare. No, un po' di confusione, però tutto sotto controllo. Senti, adesso ti lascio perché Sergio è un po' agitato, ok? Ci sentiamo dopo. Ciao. Silvia, Eleonora non sa come ringraziarti perché ci hai praticamente salvati. Davvero? Ma chi è questo?
Guarda che la danza classica è alla base dei balli moderni. Sì, ho capito. Ma in questo momento, in ogni caso, una ballerina non mi serve né classica né rock. Vabbè, ma posso sempre entrare facendo un sorriso, guarda, la fossetta. Vedi, entro così, pensaci. È un barista acrobatico, come lo vediamo? Non lo vediamo. Non lo vediamo proprio. E se non si sta fermo, lo mandiamo proprio via. Sì. Ma sono tutti così nervosi, sti registi. Lascialo stare. Senti, ti affido un compito molto più importante, eh? Te la senti di girare dietro le quinte? Se è per questo, anche il davanti, eh? Devi guardarci dentro, sa? Ah, e togli il tappino davanti. Ah, spiritosa. Un piccolo suggerimento. Non riprendere solo i protagonisti. Cerca di riprendere la troupe, il regista, Michele. Ragazzi, pronti? Iniziamo la ripresa, eh? Ok, tutti a posto? Silenzio! Motore! Azione! Stop! Ma che fa? Che fa? Che avete già cominciato? Come ti è venuto in mente? Cioè, alla fine di una storia tu fai rifiutare l'eroe dall'amata. Ma incredibile! Ma scusa, cosa lo dici a me? Ma se te l'ho detto, io non c'entro niente! No, guarda, non mi offendo. Tra l'altro poi l'editore era entusiasta, per cui... Ma roba da matti, oh! Dai, scusa, ti sei data la zappa sui piedi, lo sai. Perché d'ora in poi tutte le storie io le faccio leggere a te, è chiaro. Ah, ok, lo scherzo è riuscito, sei soddisfatto, riuscitissimo, bravo, eh? Però adesso la finiamo. Ma quale scherzo, scusa? Quello che stai facendo tu a me è questo? L'editore ha detto, il rifiuto dell'amata getta sull'eroe una luce nuova che ne accresce la credibilità e l'umanità. Ma io sono felicissima che sia un successo. Complimenti a chi ha avuto l'intuizione. No, sul serio, allora giuri di non essere stata tu a cambiare il film. Basta, Fabrizio, ti prego, basta. Ok, ci credo. Ecco, break finito. Aspetto un'altra visita. Ma sono cose che succedono. Uno si immagina che una storia finisce in un modo e poi invece capita, eh? Ma che cazzo? Cioè, forse nella casa editrice. Beh, l'unica spiegazione è lì. Ma perché non me l'hanno detto? Scusa, hanno cambiato lì, va bene. Ah, perché c'è bisogno di una casa editrice per dire di no. Mo' dici bello il mistero, sennò da qua non ce ne andiamo più. Allora, il finale della tua storia, sai chi l'ha cambiato? Io. La protagonista poteva dire di sì. È banale. Che fai, Gio? Me ne vado. Non posso restare a lavorare con te. Non ce la faccio così. Che stai dicendo? Che significa che non ce la fai? Che significa che te ne vai? Non posso fare altro, lo sai anche tu. Stai scappando, Gio? L'hai detto sempre pure tu, scappare non serve a niente. Non serve a risolvere problemi. Me ne vado proprio per non scappare. È troppo duro starti accanto in ogni momento della giornata. A casa, in officina, 24 ore su 24 non posso. Che farai? Trovare un lavoro è la cosa meno difficile da fare per me in questo momento. Non è una passeggiata. Ma scusa, non dicevi che sono il miglior meccanico di Napoli? Appunto. Dopo di te, ovviamente. Ma tu ci pensi a me? No, tu non ci pensi a me. O forse ci penso troppo. È meglio così, per me e anche per te. Posso fare qualcosa per farti cambiare idea? Senti, Gio, se domani, fra un mese, fra un anno, 10 anni, deciderai di tornare, non fare la stupida. Io sarò sempre qui e ci sarò sempre per te. Promesso.
gente che vive, le strade illuminate riscaldano la città. Fuori vetrine colorate, lontani da un'estate dimenticata già. Sono qui. Bella esuberante la ragazza, Certo che questa canzone per essere bella è bella, però 10 volte in seguito. Stop! Elena, va bene, solo che sei entrata in campo troppo presto. Aspetta la sua seconda strofa per entrare. Quando entri, entri in un modo più... più... come dire, più lenta, più... soave, ecco, va bene? Ok, sarà okay. Più soave. Bene. Chi non ce la fa a starmi lontana? Tu ricordati che sei un romantico. Non te la mangia subito con gli occhi, Ma che? Chi ha dato la telecamera a questo? Vista che vuol fare. È una trazione micidiale la nostra. Non è che si può imbrigliare in un copione. Sì. Fanno scintille, Si vede che si piacciono da morire. Non trovi? No, tutta la dinamica non ce l'ho chiara, però insomma ho capito. Dunque, allora, il cane ha mangiato l'ultimo foglio, è terribile ma è successo, giusto? È questo, così. Era talmente pesante il suo finale, Fabri, che al cane gli è rimasto sullo stomaco, ha vomitato dopo. Ma scusa, come ti è venuto in mente di metterci un addio? Vabbè, come mi è venuto in mente? Era facile, l'addio è sempre struggente, tu lo sai bene, no? Allora, dimmi tu, questa torna dopo 20 anni e dice a quello dopo 20 anni che lo ama. Beh, lo so, sembra strano, però a qualcuno succede, pensa a me. No, non è possibile. Che fa? E lei in 20 anni che fa? Aspetta la grazia. Sai, questo in termini tecnici si chiama happy ending, lieto fine. Scusa, ma è più lieto fine del mio. Questa qua torna innamorata pazza di questo custode del sacro tempio del sole e lascia perdere il steroide dopo 20 anni, finito, basta. Beh, ha detto bene, del tuo, però, cioè, piccolo particolare, il soggetto l'ho scritto io e magari volevo decidere io, no, che cosa metterci alla fine. Sì, il soggetto era bellissimo, ma la decisione finale era un po', hai visto che ha detto l'editore, cadeva sull'happy ending, invece che stai a sedere a me, lascia il suo finale qua che siamo a cavallo. No, c'hai ragione, guarda, io ti ringrazio anche perché fino ad ora ignoravo che tu fossi un esperto di fumetti. Grazie. Ecco, no, tu non devi ignorare una cosa, Fabri, che la vita è una cosa e il fumetto è un'altra cosa, capite? Comunque, vabbè, comunque la cosa, contento lui, contenti tutti. No, è piaciuto a lui il finale questo qua? A noi, certo. Vai. Grazie. Beh, che sono queste facce? Ciao, ragazzi. Guarda che falsi. Sì, salutatevi. Continuate la commedia. Silvia, smettila, ti farei venire un'ulcera così. Mi spaventi se continui a fare così, Silvia. Bravissima, vattene a scolettare da un'altra parte. Non ci posso credere. Appena uscita già gli telefona. Silvia, smettila. Ma chi te lo dice che è lei? Ok, ciao. Ma io gliela faccio pagare. Silvia, non fare cretinate. Sono cavoli miei. Te lo vuoi mettere in testa? Senti, scusa, si può spostare quello lì, per favore? Sì, spostatelo. Poi c'è il problema del neon, perché non c'entra proprio niente col piano luce. Fate quello che volete, parlate con lei. Va. Scusami, allora, se era possibile liberare delle prese e poi togliere quei quadri che mi fanno proprio tristezza. E... pronto? Ma con chi parlo io? Vabbè. Nemmeno il tempo di salutarmi e corso a dire al tuo amico che siamo stati insieme. Guarda che non è così. E come gli hai detto? Abbiamo fatto l'amore, siamo stati a letto insieme, l'abbiamo fatto nell'acqua tiepida. La pianti, per favore? Anzi, no, l'abbiamo fatto nella piscina termale, 1000 punti. Sono stata proprio una stupida a fidarmi di te. Non sei stata stupida, io dovevo parlare con Franco. Certo, perché dovevi fargli vedere la tua nuova coppa, il nuovo trofeo, dovevi vantarti. Va bene, l'ho detto a mezza città, va bene? Anzi, sai che ho fatto? Ho preso un poster con la tua bella faccia e ci ho scritto sopra Bruno Rocchi, se ne è fatto un'altra, va bene? Senti, ma perché dobbiamo farci del male io e te? Guardami. Ma non lo senti quanto è profondo quello che provo per te?
Se non sono riuscito a fartelo capire, sono veramente un cretino. Io non ti chiedo nulla. Io so capire e so anche aspettare. È tutto così complicato. Non è complicato, ma se è Franco il problema, noi lo dobbiamo affrontare. Non possiamo nasconderci, scappare non serve a niente. Ah, oh, io voglio sapere chi sta meglio di noi, con tutta la casa per noi, che meraviglia. Sì, un momento, tutta a casa. Bisogna sempre essere sicuri che non arrivi Elena da un momento all'altro e ci trovi così ignudi sul letto. Vabbè, vabbè, la sicurezza non è di questo mondo. Io sono sicuro solo di una cosa, però. Gigi, al nord, un aglianico così se lo sognano, guarda qua. Senti, per cortesia non cominciamo, con sta storia nord, sud, voi del nord o del sud, dai, per favore. Che c'è, quello è un fatto climatico. Quella, ti pare che al nord si mettono sopra al letto d'inverno, non si può stare, no? E anche i longobardi. Invece i pompeani, i romani, da noi qua, avevano capito tutto. Si stendevano sul letto, spaparanzate, bella, a godersi la vita. Già, sul triclinio. Il triclinio. E là avevano capito tutto. Il letto al centro dell'universo. Hai capito tutta la filosofia? La tua rivisitazione, perché il triclinio è un divano. No, sai che è un divano? Ah, beh, divano letto. Noi abbiamo il letto letto, che ci importa? Senti un po', cos'è successo? Cosa ti è successo da oggi pomeriggio a questa sera? Cioè... Che è successo? Che mi è venuta fame. Abbiamo mangiato, adesso benissimo. Ah, dai, io sono uscita dallo studio e ho trovato te e Fabrizio che stavate discutendo, poi avevate due facce, di cosa parlavate? Niente, ma secondo te con Fabrizio di che cosa si può parlare? Di fumetti, quello solo di quello capisce, cioè capisce. Vabbè, diciamo così. Mamma, comunque sono così contenta che tu sia tornato. Gigi, Gigi. Basta sapere aspettare, perché prima o poi l'originale torna sempre. Sto qua, sono tornato. E ti vedo. Non voglio. No. Prima beviamo. Questa è di sicuro la cosa migliore che mi sia capitata negli ultimi tempi. Ti ringrazio. Com'è tutta questa gentilezza? Cioè, vuol dire che prima ero cafone? Ma certo non sei un tipo da convenevoli. I fatti prima di tutto. Vabbè, ti accontento subito. Non sono assolutamente contento di vederti, va bene? Diciamo che mi hai offerto un'ottima occasione per distrarmi un attimo da un grosso casino che sto vivendo in questo momento. Questo è il Saviani Doc. Beh, a parte la lingua che è sempre perfida, diciamo che la Danimarca ti giova. E anche il matrimonio, Ambra è molto fortunata. Grazie. Senti, tu piuttosto non è che ti ho disturbato? Ho sentito un casino al telefono, non è che stavi lavorando? Purtroppo sì. E dov'eri? Un concerto rock? Tu ci scherzi. Sto lavorando per una nuova band, però sono bravi. Ti sei messo a fare il critico musicale? Cioè, tu, la penna più spietata della notizia? Peggio, peggio. Faccio l'addetto stampa per una casa discografica. Sì, però insomma, parliamo di te. Ho sentito che fai fuochi d'artificio alla TV danese. Faccio l'inviata. E i miei servizi gli piacciono pure. Mia cara inviata, che tu fossi speciale io l'ho sempre saputo. Non faccio altro che vedere treni e aerei, peggio di una commessa viaggiatrice. Senti un po', Ambra che dice? Non le dà fastidio che tu sia spesso via? Beh, lei deve essere solo contenta, almeno spezziamo la monotonia coniugale. Sì, anche questo è vero. Senti, che facciamo? Facciamo radici qui oppure possiamo farci un giretto? Mi sa che hai un sacco di cose da raccontarmi tu. No, ok, va bene, lasciamo perdere. Bruno, è un'ora che parliamo. No, è che... mi dispiace, ma se tu sei su queste posizioni vuol dire probabilmente che fra me e te non c'è molto in comune. No, no, vabbè, basta, dai, giochi finiti, basta. Quale posizione, scusami, la vuoi riassumere? Angela, io non ho molti punti fermi nella vita, però di una cosa sono certo, è che la verità viene prima di tutto. A me non piacciono i sotterfugi, va bene? Ma che amore è un amore che mente, un amore che si nasconde? I sentimenti vanno urlati. Non è questo il problema. Io lo so che tu sei confusa, e lo capisco, però so anche che io voglio stare con te e sono pronto ad ammetterlo davanti a chiunque. Stiamo parlando di Franco e non è una persona qualsiasi. Ma Franco era il tuo ragazzo. Io non posso permettere che una storia finita da un pezzo si metta fra noi due. Senti, guarda, io non ho più argomenti. Forse è meglio che rimani un po' da sola e ci rifletti su, eh? Bruno, aspetta un attimo, non te ne andare. Thank you.
Io devo ancora incontrare un uomo sposato che non abbia mai avuto un momento di crisi. Dipende da quanto dura e da quanto ti coinvolge questa crisi. Vabbè, litigare fa crescere, fa maturare. Sì, glielo vuoi spiegare tu a Silvia quanto siamo cresciuti e maturati durante quest'ultimo periodo? Senti, Michele, sono cose che succedono a tutti. Anche a quelli tutti d'un pezzo. A tutti quelli a pezzettini, vorrei dire. Ma dai, passerà. Ah, passerà, passerà tutto e dirmi sempre la stessa parola, passerà. Per favore, non ti ci mettere anche tu, eh? Mi sei mancato, Soriani, soprattutto per il tuo caratteraggio, sai? Oh, ma che cavolo fai?